perché il master? Per sviluppare competenze. Oggi le direzioni del personale richiedono professionisti sempre più preparati, in grado di coniugare background accademici diversi e saperi che hanno fonti e origini differenti. Il master si prefigge proprio di integrare questi saperi e di sviluppare i futuri talenti per le direzioni del personale. Perché il master? Per il suo network. Una parte importante dell'apprendimento nel master sono gli stage aziendali, che vengono realizzati nella direzione risorse umane di aziende leader italiane e multinazionali. Ad oggi il master ha realizzato circa 250 stage, collaborando con un network di 170 aziende in costante crescita e con una community di alumni che sono ora professionisti delle risorse umane. Il progetto di apprendimento mette al centro il partecipante, che è continuamente sollecitato attraverso metodologie diverse, attive e interattive. Ai tradizionali momenti in aula si affiancano anche attività al di fuori dell'aula e comunque incontri con i protagonisti aziendali, company visit, project work e anche attività di gruppo commissionate dalle aziende. Perché il master? Per progettare la propria carriera. Partecipanti al master trovano impiego nella direzione risorse umane, organizzazione e comunicazione di aziende grandi e internazionali sia in Italia che all'estero. Attualmente circa il 15% dei nostri ex partecipanti lavora in un paese diverso dal nostro. Rappresenta un'ulteriore opportunità di inserimento professionale società di consulenza che offrono servizi per la direzione del personale, come società di reclutamento e selezione, società di headhunting, società di consulenza direzionale, scuole di formazioni e società di outplacement. Il master supporta gli studenti nel contatto con le aziende, nella ricerca dello stage, nei processi di selezione, anche attraverso un coaching individuale. Perché il nostro master si chiama International Human Resource Management? International perché ormai il mondo del lavoro è internazionale. Anche se uno lavora in un'azienda italiana, troverà persone di tante culture diverse, tanti background diversi. E quindi il nostro corso vuole preparare delle persone per entrare nel mondo del lavoro che è internazionale. Oltre ai corsi di inglese e francese che offriamo, abbiamo uno sguardo particolare per le culture di questi paesi. Perché le aziende non vogliono solo persone con le tecniche, ma vogliono delle persone che conoscono le culture. Oltre a queste due lingue, inglese e francese, diamo uno sguardo anche a tante culture importanti nel mondo, come la Cina, come l'India, come i paesi dell'ex Unione Sovietica, e dedichiamo del tempo, una giornata intera, a conoscere queste realtà. Ecco, venite a fare il nostro master per avere un'esperienza veramente internazionale. It was a huge benefit having classmates from different parts of the world. It really helped see different viewpoints and different ways of working together. The international workplace also uses English as a lingua franca. That means that we invite many people who are not mother tongue speakers of English, but people who use English in their daily work. This enables our students to understand how to interact with people from different cultures who use English as a means of communication. Cosa ha rappresentato il master per me? Lo posso dire in tre parole. La prima è sicuramente viaggio, perché il master è stato l'inizio di un viaggio per cominciare a costruire la mia carriera. La seconda è il networking, perché ha dato appunto la possibilità a me, come a tutti i miei compagni e a tutti gli altri studenti delle altre edizioni, di cominciare a costruire il nostro networking. La terza è il mondo del lavoro, perché appunto ha cominciato a darci la possibilità di affacciarci al mondo delle aziende, e questa è stata la cosa veramente più importante. Perché credo che le persone siano un valore e sia importante seguirne tutto lo sviluppo fin da prima che entri in azienda attraverso per esempio attività di employer branding. Le persone sono il vero motore di un'azienda e lavorare con tutto il team HR significa prendersene cura e conoscere anche il business senza mai perdere di vista il fattore umano.
Il master per me è stato talento. International, global. Opportunità. Sfida. Carriera. Innovazione. Diversity. Persone. Motivazione. Risorse umane. Leadership. Di multiculturalità. Engagement. Building global talents. Yours.